E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Oggi siamo su location esterna perché andremo a fare un orto sul balcone. Ma vediamo tutto all'inizio. La nostra terrazza praticamente è questa, vedi? Siamo belli, belli larghi. Andremo a mettere tutte le fioriere dove ci sono le ringhiere. Quindi ta 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 ta. Ho pensato anche a una soluzione quadrata, abbiamo tutto il materiale che ci serve, quindi il lapillo, ti spiego dopo perché, tutto il terriccio ne arriva alto, qua noi andremo a installare le piante, possiamo mettere anche l'orto, è la stessa identica cosa, e qua sotto, voilà, abbiamo le fioriere, quindi le andiamo a installare e ti spiego tutti i passaggi. Qualunque cosa tu voglia trapiantare nelle tue fioriere, devi seguire sempre le tre regole fondamentali. La prima, la scelta della fioriera. Non devono abbrustolirsi le radici, quindi devi scegliere delle fioriere che riescono a isolare sempre un minimo tutte le radici delle nostre piante. La seconda è la concimazione. Vanno concimate qualunque cosa tu metta nelle tue fioriere almeno 3 volte all'anno. E la terza, l'irrigazione. Meglio se automatica per poter dare acqua a tutto quello che andiamo a coltivare nelle nostre fioriere anche 2 volte al giorno. Ma partiamo dall'inizio. Abbiamo sistemato le nostre fioriere, lì dove c'è l'entrata ne abbiamo messo una un po' più piccola per lasciare l'accesso un attimino più comodo. Ora, una volta che abbiamo posizionato tutte le nostre fioriere, quindi abbiamo capito più o meno che effetto desideriamo, ci piace, noi abbiamo preso naturalmente tutte le misure, cosa dobbiamo andare a fare? Andiamo a fare un'azione molto ma molto importante, che è quella di andare, prima di aggiungere l'argilla espansa, noi useremo il lapillo perché costa un po' di meno e ha lo stesso identico effetto, andremo a fare i fori sul fondo, perché vedi queste vasche sono chiuse, altrimenti quando piove qua marcisce tutto. Vanno fatti almeno, io direi qua, 5 fori, qua stiamo parlando di fioriere comunque da 1 metro per 50 centimetri, quindi abbastanza larghe. Approfittando sotto però della canalina potremmo riuscire, e forse sarebbe anche più indicato, più che farla di qua il foro, in modo tale che va direttamente sfruttando la pendenza sulla canalina e non va a sporcarci tutta la nostra terrazza. La regola vuole almeno 3 dita per fioriera, almeno. Rendere il suolo bello drenante in modo tale che non compatti. Parlando di orto, di piante sul balcone, parliamo di contenitori, nel nostro caso le fioriere. Queste qua sono delle fioriere in resina, sono importanti materiali. Di solito si prendono quelle di plastica. Il problema della plastica, che è molto sottile e soprattutto con le temperature estive degli ultimi anni, tende a deformarsi più in fretta, quindi abbiamo dei vasi che durano di meno, vasi, fioriere, durano molto di meno, ma soprattutto non vanno a tutelare le radici che sono all'interno del nostro vaso, quindi vanno a surriscaldare le nostre piante. Questo porta in molti casi, anche se c'è una corretta irrigazione, anche se c'è una corretta esposizione e concimazione, a non far stare bene le piante, che in qualche caso possono o ammalarsi o addirittura morire. Quindi ti consiglio fioriere, vasi in resina
costano un pochino di più, durano molto di più, fanno stare meglio le nostre piante, sono visibilmente molto più belle. Stiamo lavorando a una certa altezza, è un pochino scomodo. Ho optato per sacchi da 10 litri al posto degli 80 canonici. Quando sei in terrazzo magari devi fare delle scale, un pochino più scomodo. Non sottovalutate il peso singolo di ogni sacco. Fate conto che qua serviranno in tutto quasi un 140-180 litri. Ora vediamo esattamente a fine lavoro quanti ne sono serviti, quindi sono tanti sacchi. Tenete conto, quelli da 10 litri sono tanti, è vero, però si riescono a trasportare in modo molto ma molto veloce. Anche qua possiamo andare a optare per un ottimo terriccio. Noi stiamo andando a utilizzare del compost, quindi un pochino meno pregiato del terriccio. Ora abbiamo fatto anche due calcoli economici. A volte andare a comprare del terriccio per così tanti vasi, stiamo parlando di tantissimi litri, rischia di essere una scelta impegnativa. Ho preferito optare quindi del terriccio che viene dagli sfalci della mia città e andrò a arricchirlo con del concime. Può essere una valida soluzione, un attimino più economica. Dobbiamo vedere anche l'impatto economico che ha andare a fare un progetto del genere. Nel caso tu abbia solo una fioriera, compra dell'ottimo terriccio che inciderà poco in su tutto il progetto. Ti ricordo che il livello massimo di ogni vasca per il terriccio è sempre indicato dal bordo esterno, non è mai da superare, in questo caso è riportato anche internamente con il controbordo. Non andiamo mai a mettere troppo terriccio, perché se andiamo a dare dell'acqua il terriccio tende a gonfiarsi, questo potrebbe far uscire tutta la terra. Fino a questo punto la procedura è uguale per qualunque cosa tu voglia andare a coltivare nelle tue fioriere, se una siepe, se dei fiori, se degli ortaggi. Nel nostro caso sai che andremo a installare delle siepi, quindi ho riempito solo momentaneamente a metà il terriccio, perché ora andremo a appoggiare le piante e dopo andremo ad aggiungere il terriccio rimanente. Nel caso tu voglia andare a fare un orto, mettere dei fiori, ti consiglio di riempire totalmente le tue fioriere, sempre sino al livello massimo, e dopo andare a trapiantare i tuoi ortaggi. Stiamo andando a installare dei cipressi, cipressi già abbastanza grandi. Mi piace particolarmente, sai che ci ho fatto anche tutta la siepe attorno alla brina di cipresso. Il cipresso è una pianta che richiede poca manutenzione, è sempre verde, è abbastanza fitta e soprattutto costa abbastanza poco. Quindi quando devi fare tante piante, insomma, c'è da guardare anche il portafoglio, anche queste cose. Quindi l'effetto secondo me è ottimo, andiamo ora a posarli solo. Una volta che abbiamo fatto questo, andremo a spezzare le nostre radici, andremo ad aggiungere il terriccio, a bagnare tutto in modo tale che il terriccio si compatti. Una volta fatto questo, aggiungeremo un nuovo terriccio e passeremo all'irrigazione. La scelta che è stata fatta dai proprietari di questa abitazione è quella di andare a installare delle siepi, anche per isolarsi un pochino da sguardi indiscreti. Con le stesse fioriere voi potete andare a scegliere se metterci delle siepi, delle aromatiche, dei fiori, oppure andare a fare il vostro orto. Il procedimento è lo stesso. Ora, vedi che sto mettendo tanta terra in più e tu mi dirai, ma mi hai appena detto che non dobbiamo superare il bordo. Sì, perché qua entra un trucco prima di mettere l'irrigazione. Vedrai, andremo a bagnare tutto il nostro terriccio in modo tale che si compatti da solo. Mai pressare così il terriccio, è un erroraccio. Si va a dare l'acqua e tutto vedrai che trova la sua posizione giusta. L'aria viene tirata fuori e si compatta al giusto. Se mancherà ancora terriccio, andremo ad aggiungerselo.
Abbiamo finito di trapiantare tutte le nostre piante e ora parliamo di irrigazione. Cosa ho scelto? Ho scelto di andare a alimentare tutto tramite una centralina automatica. Andare a centralizzare tutta l'irrigazione ormai è uno standard, non potete fare assolutamente a meno. Porta estremi benefici alle nostre piante, infatti diamo l'acqua anche due volte al giorno, dividendo magari l'apporto idrico che diamo in orari differenti, magari anche la sera quando c'è meno dispersione di acqua, e questo ci permette anche di risparmiare sulla bolletta rispetto ad andare ai classici metodi tramite innaffiatoio o tramite la nostra lancia. La Clubber ha un sacco di centraline e di sistemi di irrigazione, noi ne abbiamo scelto uno che si adatta molto bene a questo tipo di terrazza, infatti siamo andati a scegliere una centralina che ha due vie indipendenti. La superficie è troppo vasta e rischieremmo di non riuscire ad andare a irrigare tutte le nostre fioriere in modo adeguato. Componente poi molto importante soprattutto per le fioriere è avere un sensore della pioggia. So, purtroppo piove poco, però quando piove rischiamo di avere troppa acqua contenuta nelle fioriere, quindi avere un sensore che stoppa l'irrigazione ci permette di non sprecare acqua, abbassare i costi e dare giustamente l'irrigazione necessaria alle nostre piante. La centralina è alimentata con batterie da 9 volt. Mi raccomando, andiamo a cercare delle batterie di ottima qualità. Mi è capitato a volte di andare a installare delle batterie non ottime e la centralina non funzionava. Pensavo fosse la centralina, in verità erano le batterie. Durano per più di un anno, sappiatelo, sempre batterie di ottima qualità. Mi piace particolarmente la Clubber perché guarda, con poche azioni è già tutto installato, quindi è veramente semplice e ottimo. Ti ricordo che l'inverno va tolta la centralina, questo per preservare il buon funzionamento durante la stagione estiva. La nostra centralina è già montata. Qua sotto partiranno ora le due vie. Ti faccio vedere come andremo a installare. Faremo passare dietro le nostre fioriere un tubo non forato, diametro da 16. Abbiamo questi connettori che si vanno a installare in prossimità della fioriera dove ci servono, vedi? Quindi stenderemo prima tutto il tubo, andremo a installarli così. Sono molto semplici, guarda, ci metti 2 secondi senza nessunissimo strumento. Da questi connettori, come vedi, partono 4 beccucci. Questi beccucci ci servono per andare a collegare il secondo tubo, che è di diametro molto più piccolo, che è questo, che sarà quello che andrà a portare acqua alle nostre piante. A questo andremo a installare i nostri gocciolatori. Ce ne sono di due versioni di gocciolatori, quelli che hanno un fine corsa o quelli a cui vai a connettere un altro tubicino per andare a fissare un altro gocciolatoio. Così facendo avremo solo un filo per portare acqua dove vogliamo. Per farti capire meglio come va a funzionare tutto, questo qua è il nostro raccordo, da qua partono 1, 2 e 3 linee che dopo vanno esattamente qua, una qua e una qua. Le altre uscite che noi andremo a utilizzare tramite questi tappini che sono già messi, andremo a chiuderle in modo tale che non esca acqua. Così facendo attaccheremo tutti i nostri gocciolatori. Ti ricordo che noi ora stiamo usando questi gocciolatoi, molto pratici perché possiamo andare a aprirli e chiuderli. Eccolo qua in azione, vedi, questo va, questo non va, perché l'hanno pensata bene questi modelli, vedi? Riusciamo a aprire e chiudere il nostro gocciolatoio in base a quanto vogliamo fare senza andare a torcere il tubo. Quindi possiamo andare a aprire e chiudere, ora noi ne abbiamo posizionati 4, vediamo noi quanto vogliamo dare da bere, quanto non vogliamo dare da bere, eccetera, eccetera. Ma ci sono un sacco di altre soluzioni per altri utilizzi. Se fai l'orto ci sono altri gocciolatoi o irrigatori apposta dedicati proprio alle fioriere. Ok, qua conclude la linea, andiamo a tirare bene il nostro tubo, questo qua dopo lo faremo passare dietro, cerchiamo di nasconderlo il più possibile, dopo lo andremo a fissare alla ringhiera leggermente rialzato in modo tale che non possa essere toccato neanche per sbaglio con delle fascette. Vado a fissare i fine linea, quindi sono dei tappi molto semplici,
andiamo a installarle, dopo andiamo a collegare tutto alla centralina. La centralina la collego per ultima. Tutto molto semplice, senza accendini, fiamme, tagli vari. Un taglio con le forbici, connessione, si stringe, fatto tutto il lavoro. Andiamo a ottimizzare i tagli e il lavoro. Infatti andiamo a utilizzare un raccordo ogni due fioriere. Fioriera di destra, fioriera di sinistra. Ho programmato in prova, eccola qua, la linea 1. Ora guardo che non ci siano perdite, aver fatto bene tutti i calcoli. Come vedi è partita in modo automatico. Mi raccomando, attacca sempre il rubinetto. Ora tra un minuto si stacca, andiamo a fare anche il collegamento della linea 2 e vediamo l'effetto. Dopo una bella giornata di lavoro, va là che effettino, eh? Una terrazza totalmente cambiata. Ora vedete le piante, sono un attimino giù perché naturalmente le abbiamo appena trapiantate e quindi giustamente devono riprendersi. Li stiamo dando da bere, le abbiamo concimate. Ora l'azione che andiamo a fare è andare a settare i nostri gocciolatori, così lo apriamo di più. Tipo, ti faccio un esempio, vedi che questo gocciola tanto. Questo qua gocciola praticamente poco, quindi possiamo andare ad aprire, te lo faccio vedere qua che si crea meglio, andiamo a chiudere o aprire in base a quanta acqua vogliamo far uscire, così ne esce di più, così ne esce di meno, voilà, tutto molto molto semplice. Dobbiamo settarlo un attimo, quindi lasciamo un secondo, ecco, essendo la terra fresca noi abbiamo messo i nostri sostegni. Ci accorgiamo che però il sostegno non regge ancora molto perché il terriccio è ancora fresco, quindi nel giro di 2-3 giorni dovremo andare a ricorreggere in modo tale da non far bagnare come in questo caso. Anche la scelta delle due linee è stata una scelta giusta, abbiamo abbastanza pressione, ce la giochiamo molto bene, quindi direi un ottimo lavoro. Ti ricordo che tutto questo possiamo farlo anche benissimo per un orto di aromatico, un orto con pomodori. Ti invito però ad andare a vedere il sito della Claver perché hanno tante soluzioni anche pensate per le differenti piante, per le dimensioni, per la superficie, in modo tale che appunto ti adatti e fai un lavoro fatto ad hoc. La Claver in questo è maestra, molto semplice tutto perché visto estremamente semplice, non servono strumenti strani, molto efficiente, professionale e soprattutto con un'ampia gamma. Te la lascio qua sotto in descrizione. Farmer dalla terrazza è tutto, ci vediamo a un prossimo video, ciao a tutti.